Come tutti sappiamo, questa è l'era della guerra dei droni e la strategia della Russia si è evoluta di conseguenza. Le forze armate russe hanno iniziato a utilizzare droni a fibra ottica a causa del crescente uso della guerra elettronica da parte dell'esercito ucraino. Questo tipo di droni sono infatti invulnerabili al jamming radar e ad altri tipi di contromisure elettroniche. Analizziamo i droni russi ed i vari scopi per i quali vengono utilizzati. I droni Orlan vengono lanciati per la sorveglianza e possono penetrare per quasi 600 km all'interno di un paese. Il secondo tipo di droni sono gli FPV, comandati attraverso cavi in fibra ottica e hanno una portata di solo un chilometro. I droni FPV convenzionali a controllo radio invece hanno una portata di 10 km o anche di più, a seconda delle condizioni. Successivamente ci sono i droni Lancet. Questi sono impiegati per distruggere bersagli statici o in movimento come carri armati e sono capaci di volare per 40 km. Infine ci sono i droni iraniani Shahed, che possono viaggiare fino a 1000 km di distanza. Questi droni possono causare danni significativi se lanciati in grandi numeri, come vedremo più avanti nel video. Questo è l'ultimo e più moderno drone FPV nell'arsenale russo, equipaggiato con un cavo a fibra ottica che viene rilasciato progressivamente durante il volo. Questa caratteristica è necessaria perché le forze armate ucraine fanno intenso uso di tecniche di disturbo dei segnali radio sul campo di battaglia, tentando di impedire la connessione dei droni russi con i loro operatori e scongiurare che questi raggiungano gli obiettivi. Nella parte anteriore del drone c'è una telecamera con una testata RPG posizionata appena sotto di essa. Nella parte superiore troviamo invece le batterie che alimentano i quattro classici motori. Tuttavia questo drone ha un notevole svantaggio: il peso aggiuntivo del cavo a fibra ottica riduce il suo tempo di volo a soli 15-20 minuti e la sua portata è limitata a meno di 2 km. Molto poco se la confrontiamo con quella di un drone convenzionale comandato via radio, che può viaggiare normalmente per circa una decina di chilometri. In questa nuova era di guerra con i droni, la strategia di attacco della Russia si sviluppa attraverso una serie di fasi coordinate, ciascuna concepita per massimizzare l'efficienza del loro arsenale aereo. Fase 1. Sorveglianza e acquisizione degli obiettivi. La prima fase prevede l'uso dei droni Orlan per la sorveglianza. Questi droni sono fondamentali per scandagliare il campo di battaglia alla ricerca di obiettivi ucraini, fungendo da punta di diamante nel processo di identificazione e selezione dei bersagli. Fase 2. Attacchi di precisione con i droni Lancet. Una volta identificati obiettivi ucraini come carri armati o semoventi antiaerei Gepard, il passo successivo è lanciare i droni Lancet. Questi droni vengono utilizzati per colpire con precisione e distruggere o danneggiare gravemente gli obiettivi identificati. Prima di esaminare come funziona il Lancet, diamo un'occhiata alle sue componenti principali. Il Lancet può essere operato da una squadra di soli due uomini grazie alla sua ingegnosa quanto semplice architettura. Per prendere il volo, questo drone richiede una catapulta, essendo del tutto sprovvisto di carrello e ruote. Sopra di lui, un drone Orlan è responsabile della navigazione e dell'osservazione per conto del Lancet. Tutte le operazioni di volo sono poi dirette da un centro di controllo e comando, che coordina le attività sia del drone Orlan che del Lancet. Dal momento che i dettagli riguardanti il drone Lancet sono ancora un segreto militare, la descrizione che segue è necessariamente approssimativa. Nella parte anteriore del drone ci sono i sistemi di guida elettrottici. Queste telecamere individuano l'obiettivo, percependo il contrasto luminoso tra il bersaglio e l'ambiente circostante, per tracciare e guidare il drone. Questo è il sistema di guida principale nella fase finale di avvicinamento al bersaglio. Subito dietro il sistema di guida c'è la testata esplosiva. Si tratta della tipica KZ-6, una carica sagomata ad alto potenziale utilizzata principalmente per demolire e penetrare corazze o fortificazioni in cemento armato. Nella parte posteriore troviamo il motore elettrico e l'elica spingente, capace di far volare il drone alla velocità di crociera di 110 km orari. Questo drone può operare solo per 40 minuti, curiosamente lo stesso tempo dello Switchblade 600 americano usato dagli ucraini. Ora vediamo passo a passo come si sviluppa un attacco con droni. Fase 1. Due soldati lanciano un drone da sorveglianza Orlan utilizzando la sua catapulta. Fase 2. Il drone Orlan individua e seleziona gli obiettivi. Fase 3. Un soldato assembla le ali del drone Lancet e lo prepara per il lancio con la catapulta. Fase 4. Il sistema di comando e controllo del drone Orlan trasferisce i dati sull'obiettivo al drone Lancet. Fase 5. Avvicinatosi al bersaglio, il Lancet passa ai suoi sistemi di guida elettroottici, dietro segnale inviato dal centro di comando attraverso l'Orlan. Fase 6. Il Lancet si dirige verso l'obiettivo ed arma la carica esplosiva KZ-6. Nella sua discesa il drone acquista maggiore velocità ed è guidato verso il suo bersaglio esclusivamente dal sistema di guida elettroottico. Semplifichiamo il tutto attraverso questa animazione.
Il sistema di comando e controllo dell'Orlan trasferisce i dati sull'obiettivo al drone Lancet. Il Lancet si avvicina e passa ai suoi sistemi di guida elettrottici per tracciare il suo bersaglio. Quindi discende sull'obiettivo e fa detonare la sua carica KZ-6, capace di penetrare le armature dei mezzi da combattimento nemici. La terza ondata dell'offensiva è costituita da attacchi di saturazione con i droni Shahed. In questa terza fase, le forze armate russe impiegano droni iraniani a basso costo, i Shahed 136, che vengono solitamente lanciati in gran numero. Il basso costo di questi droni ne consente un dispiegamento di massa, così da saturare le difese ucraine e aumentare la probabilità di andare a segno con successo. L'enorme quantità di droni Shahed in volo serve a saturare il campo di battaglia, rendendo molto difficile per le forze ucraine contrastarli tutti. Questo tipo di drone è noto in Russia con il nome di Geran 2 ed è molto simile a quello sviluppato dall'azienda aeronautica iraniana Shahed, ma ci sono alcune differenze tra i due. Lo Shahed 136 iraniano utilizza un sistema di navigazione inerziale che per sua natura non può essere disturbato da interferenze radio. Per contro, però, i dati sulla sua posizione in tempo reale sono meno affidabili rispetto a quelli del GPS e una volta lanciato è difficile tracciarlo o comandarlo. I russi hanno aggiornato questi droni con il GLONASS, che è l'alternativa russa al GPS. Il vantaggio di questo aggiornamento è che il drone può attendere in volo e colpire il suo bersaglio quando i dati GLONASS o GPS del bersaglio gli vengono inviati in tempo reale. Per contro, c'è lo svantaggio che può essere disturbato se bombardato con interferenze radio, il che potrebbe far schiantare il drone. La ragione alla base dell'uso di questi droni è il fattore costo. Un missile da crociera russo costa infatti $1 milione. Un missile da crociera americano costa circa $2 milioni. Al contrario, lo Shahed 136 è un rudimentale missile da crociera a basso costo con un prezzo stimato tra i $10,000 e $30,000, a seconda della variante. Per mettere questo in prospettiva, il prezzo medio di un'auto negli Stati Uniti è attualmente di circa $40,000. Questi droni vengono trasportati su un normale camion che sembra trasportare merci. All'interno di ogni mezzo possono essere trasportati fino a 5 droni impilati l'uno sull'altro. Al momento del lancio il drone viene proiettato con un decollo assistito da un piccolo razzo. Il razzo viene espulso dopo pochi secondi dal lancio, come mostrato in questa animazione. Questo sistema è stato studiato per raggiungere rapidamente la velocità di volo, che prosegue poi grazie al piccolo motore a due tempi installato posteriormente. La quarta fase è quella costituita dai droni civili di supporto, che semplicemente accompagnano i droni più sofisticati. Si tratta di modelli civili come i comuni Mavic 3. Questi droni hanno funzione di ulteriore ricognizione e supporto, offrendo una maggiore consapevolezza della situazione in tempo reale e migliorando la coordinazione delle risorse. Tutto questo consente di passare alla fase 5, costituita dagli attacchi ad alto impatto con le armi più sofisticate. Quest'ultima fase della strategia russa prevede il lancio di sofisticati missili da crociera come i Kalibr. Questi missili possono essere lanciati dai Tupolev Tu-95, Tu-160 o Tu-22. È importante menzionare che questi velivoli di alto valore non si spingono mai in profondità nel territorio ucraino, a causa della presenza dei jet da combattimento ucraini come gli F-16 o altri caccia di epoca sovietica. Questi missili ad alto impatto vengono utilizzati per infliggere colpi devastanti a obiettivi strategici e vengono spesso lanciati in seguito agli attacchi con i droni. Questi aerei lanciano i loro missili da crociera da una distanza di sicurezza per poi far ritorno in Russia. La velocità, la precisione e la potenza di questi missili garantiscono la distruzione di obiettivi chiave, completando efficacemente l'approccio multilivello della strategia russa di guerra con i droni. Al contrario, droni come i Shahed sono estremamente vulnerabili a causa della loro bassa velocità. Un incidente di questo tipo è avvenuto quando un mitragliere a bordo di un B-8A ucraino ha abbattuto un drone russo. Una volta che l'elicottero si è affiancato al drone Shahed 136, il mitragliere a bordo del Mi-8A ha iniziato a far fuoco con la sua Mach 7-62. Una breve raffica di colpi diretti al motore ha abbattuto il drone senza alcuna difficoltà. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.